Ciao a tutti, bentornati sul canale. Come state? Io sto abbastanza bene, grazie a tutti quelli che mi hanno scritto un messaggino per sapere, insomma, come stessi. Io vi ringrazio, siete stati tutti molto carini e gentili e affettuosi e mi è arrivata la vostra energia positiva, quindi veramente grazie mille. Oggi sono qua per un video haul misto perché ho qualcosa che ho comprato da Tiger, qualcosa che ho comprato da H&M, qualcosa che ho comprato da Zara e poi ho anche la mia Glossy Box che un po' che è arrivata, ma purtroppo non ho avuto tempo di spacchettarla e di farvi vedere insomma cosa ci fosse dentro, quindi ve lo faccio vedere adesso. Allora, cominciamo con H&M. Sono poche cose, ho fatto un girettino e vi faccio vedere. Allora, ho comprato tre maschere di bellezza perché vi avevo fatto vedere che in questo H&M nuovo c'è una bella profumeria e ci sono tante maschere, un assortimento veramente molto vasto, insomma, di maschere, e quindi io ho pensato di provarne tre. Non le avevo mai provate queste di H&M, quindi questa qui è una maschera per rendere la pelle luminosa con White Daisy e Bearberry, non so cosa siano, forse dei fiori. Poi quest'altra invece che è al carbone e a qualcosa di vulcanico e questa qua serve praticamente per pulire i pori. E poi quest'altra che invece è blu, almeno la confezione è blu, questa è all'acqua di cocco e serve per idratare la pelle. Queste le ho pagate tutte quante £2,99. Stanno l'una £2,99. Mi sembra insomma un prezzo abbastanza, insomma, sono low cost. Vediamo se sono anche buone. Allora, poi sempre da H&M ho preso questo bracciale a forma di stella, non so, sembra una stella marina, ma mi ricorda anche un pochino i bracciali che indossa Wonder Woman. Comunque mi è sembrato carino da portare così, insomma, molto estivo, così appena farà un po' più caldo e sarò anche un po' abbronzatina, lo sfoggerò. Questo l'ho pagato poco, però non mi ricordo, vi dico quanto l'ho pagato, £8,99. Poi ho preso anche una borsa, questa qui, di quelle insomma per il mare, stava a £12,99 e queste sono utili per me, e ogni anno compro la borsa per il mare perché poi vado in Italia, lascio la mia borsa in Italia, quindi quando sto qua la devo ricomprare e va bene. E quindi questa borsina qua in paglia bianca, così si può abbinare su tutto. E poi ho preso anche una fascia per i capelli che mi è piaciuta molto la fantasia. È verde, questo verde smeraldo con i fiorellini fucsia e le foglie sul giallo. Mi è sembrata molto carina. E questa qui l'ho pagata. Quanto l'ho pagata? £4,99. Il tessuto è molto leggero, sembra tipo una seta. Ok, e questo era H&M, quindi come vedete poche cose, ho fatto un giretto più che altro. Da Zara, ecco qua, ho comprato un paio di scarpe. Volevo delle scarpe comode, basse, rosse, e ho trovato questo modellino qua. Sono veramente morbidissime e comodissime. Io ancora non le ho utilizzate, però provandole ho notato questo. È un numero 36, e il prezzo è, adesso vi dico perché qua c'è scritto, c'è ancora l'etichetta, £29,99. Molto, molto, veramente, queste sono molto comode. E quindi questo è il mio acquisto da Zara. Poi sono stata da Tiger. Mi hanno dato questa busta nuova, molto estiva. Allora, da Tiger ho comprato
Allora, qui dentro, in questa bella carta velina colorata, c'era una piccola tortiera, perché io mi sono fissata che sto facendo queste torte con la pasta frolla, però la tortiera che ho mi è un po' scomoda, quindi ne ho presa una in ceramica da Tiger, molto piccola, molto graziosa, che ho utilizzato, la sto utilizzando è nel forno, quindi perché subito ho voluto provare a fare la torta, e quindi ve la faccio vedere in fotografia e vi dirò anche se mi sono trovata bene, se cuoce bene oppure no. Questa è la tortiera e devo dire che il risultato è stato ottimo, è venuta fuori una bella crostatina e quindi posso dire che è perfetta questa tortiera appunto per la crostata. Poi ho preso due tovagliolini, i tovagliolini sempre, perché questi qui carini così con i quadratini e questi con i come si chiamano questi, i gabbiani. Questa è una fantasia che avevo già comprato, mi è piaciuta e l'ho ripresa. Poi ho preso questo qua che è comodissimo, è una sorta di cartella, adesso vi faccio vedere, porta documenti e mi è veramente utile per organizzare, non so, le bollette, le cose che arrivano. Io sto usando questo, ne ho già comprati altri di diversi colori, così separo tutte le cose, perché dentro funziona così, ci sono tutti gli scomparti e qui c'è questa piccola finestrella dove mettete l'etichetta. Qui ci sono già le etichette bianche, quindi voi scrivete di cosa si tratta e poi è facilissimo veramente trovare i documenti. Quindi ho comprato un altro di questi per il mio archivio, mettiamola così. E tutte cose che naturalmente costano poco, costano £1, £2, adesso io qua ho anche lo scontrino, vabbè, questo coso qua costa £2 e la tortiera l'ho pagata £3, quindi più o meno questi sono i prezzi. E poi ho preso questo che mi serve per mettere lo zucchero a velo, perché io ne ho uno che è enorme, quando vado mettendo lo zucchero a velo sui dolcetti mi si sporca tutto il tavolo, così questo è più piccolino, andrà meglio. E poi ho ripreso le spugnette, quelle che per pulire diciamo i piatti a cuoricino, che sono troppo carine, quando a San Valentino le avevo comprate, poi io le ho ricercate da Tiger ma non c'erano, per fortuna adesso le hanno rimesse perché sono troppo troppo carine. E quindi questa era la mia spesa da Tiger. E l'ultima cosa che vi faccio vedere è la Glossy Box, che appunto io ho già spacchettato, era arrivata per tempo, ma poi tutte le cose che sono successe insomma mi hanno un po' così diciamo distratto. E allora nella Glossy Box c'era questo che è uno scrub per il corpo 100% naturale al carbone, e questo serve per insomma purificare il corpo, detossificare, detox insomma, e sembra, quindi c'è scritto che è molto delicato ed è al carbone e all'aloe vera. Lo proverò, vi farò sapere cosa ne penso. Non vi faccio vedere i prodotti che mi sono arrivati con l'altra Glossy Box, quella prima non la faccio la review adesso, la farò magari dopo quando vi parlo dei prodotti finiti o dei prodotti preferiti. E poi mi è uscito anche questo che ho già usato ed è fantastico, questo qua è una cremina, si compra da Topshop, infatti l'ho incontrata diverse volte, ed è una cremina diciamo miracolosa, perché potete usarla per le labbra come insomma balsamo, ma si può usare quando avete la pelle secca o la potete usare per le cuticole, si può usare se ci sono delle bruciature, se ci sono delle punture di insetto, perché è molto idratante ed è veramente buona. Io la sto usando sulle labbra e mi piace tanto, e c'è chi la usa anche per fare quell'effetto bagnato sul viso, da tenere in borsetta perché è veramente molto utile. Poi sempre nella Glossy Box ho ricevuto anche un blush, questo blush pesca, sembra molto molto carino, la marca è Ruby e adesso non l'ho neanche provato, cioè ti ho detto, stavo un po' così, sono stata... non ha un bel colore pesca, lo proverò.
vi saprò e vi dirò. Poi c'era questo, che è un campioncino di questa crema di Caudalie che ho già usato altre volte ed è buona. Questa è una crema idratante, una crema sorbetto, quindi molto leggera, al vino, è veramente buona, quindi sono contenta che me l'abbiano inviata, perché questa la conosco, è buona, quindi la userò sicuramente. Poi mi hanno inviato questa cosa qua, che sono delle come si dice, quelle strip che servono per togliere diciamo i peli superflui, ma queste servono per togliere qui praticamente i peletti della ricrescita delle sopracciglia. A me sembra una specie di tortura fare una cosa del genere, quindi usare queste striscette con la cera qui, e quindi non penso che queste le userò, le utilizzerò, perché io preferisco andare piano piano con le pinzette. Non lo so, questo è un prodotto che non avevo mai visto, in verità, in profumeria, però non ero mai andata a controllare tra le striscette depilatorie ci fossero anche quelle per le sopracciglia. E niente, quindi questi erano tutti i prodotti della Glossy Box di questo mese. Il mio video haul finisce qua. Io spero di avervi tenuto un pochino di compagnia. Fatemi sapere se qualcuno di questi oggetti che vi ho mostrato vi è piaciuto. E se vi va, seguitemi anche su Instagram, perché di solito metto lì delle anteprime di tutto il mio shopping, così, ma anche delle cose, delle ricettine che vado facendo, vado provando. E niente, quindi io vi saluto. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao, ciao, ciao!